essere uno spazio esclusivamente vostro, dove voi potete, diciamo, fare quello che volete, ovviamente sempre nei limiti della legge, nel senso non vogliamo prenderci le querele a nome vostro, perché toccherebbe a Matteo pagarle, però potreste interessare. Però fondamentalmente è un qualcosa, uno strumento che noi abbiamo deciso di darvi per mettere anche comunque in pratica le cose che stiamo imparando qua. Ci divideremo, non so, gli squadri, non so come volete fare voi. Cioè, prima di tutto, chi vorrebbe partecipare? Non spingete. Una alla volta. No. Facciamo così, spieghiamo i diversi livelli di partecipazione, quello che abbiamo definito amministratore, editore, collaboratore. Ah, se partiamo da Francesco che ci spiega cos'è un blogger, che si pensa di sapere, visto che lui è un blogger. Sì, io vado anche a vedere il mio blog, c'è un po' di pubblicità. Come? Francesco, io vediamo. Vabbè, io sono un blogger da un anno e un po'. Questo è un po' come si dice. All'inizio si chiamava La Voce di Dentro, poi in campagna elettorale il mio slogan è stato Panico Democratico, per i motivi per cui, no? Visto che era il disastro totale, il PD, ho utilizzato uno slogan che in realtà era più un posizionamento politico che una campagna elettorale vera e propria, come molti io pensavo che stessimo andando di fronte al disastro. Vabbè, questo non è importante, questo è Panico Democratico perché alla fine è un blog decisamente aggressivo. Per lo più cerco di raccontare le cose che riguardano Napoli e in particolare il PD. Insomma, queste sono cose, alcune cose sono molto locali, altre invece sono decisamente più nazionali, riguardano il PD, Monti eccetera. Che vi posso dire, come funziona un blog? Cioè, raccontare, io faccio così, cerco di ovviamente di scrivere non quello che la gente immagina di volersi sentire raccontare da Francesco di Milano, ma piuttosto le cose che pensano in questo momento possono avere una certa presa. Vi dico, è un blog tendenzialmente, cioè un blog personale e politico. I post che sono più condivisi sono quelli che riguardano il PD, ed è una cosa incredibile, cioè posso parlare di qualsiasi cosa, ma se parlo del PD, soprattutto in maniera conflittuale, sia rispetto al nazionale, sia quello che succede a Napoli, il post viene condiviso centinaia e centinaia, perché è evidente che il blog di uno che fa, cioè, sono dirigente del PD napoletano, è evidente che le persone che leggono vogliono sapere anche, insomma, diciamo, qual è la posizione su. Questo è mai di essere schiavo dei numeri, adesso vedi che hai fatto 8.000 accessi unici per un momento e dici magari io lo faccio tre volte a settimana. Io lo utilizzo come per me è uno strumento politico, cioè, nel senso non è un'arma, però proprio perché io ho un'opinione un po' particolare dei social network, della rete, nel senso che io sono per la rete libera, per me Facebook. Ho delle difficoltà, cioè io ci sono arrivato da poco su Facebook, non è neanche un anno, però mi rendo conto che è una potenzialità di condivisione incredibile, cioè è un canale, cui per me è solo un canale dove tu puoi, dove le persone, le cose che scrivi possono essere da quante più persone possibile. Per uno che fa politica vedo questo canale diretto con le persone che ti leggono e straordinario, poi io ho quasi sempre un gruppo di persone che non conosco direttamente ma che vengono a commentare il post, quindi si crea dibattito, ovviamente con commenti nel sito, no, commenti su Facebook, sono 50-100 volte alla fine, all'inizio era nato in un'altra maniera, adesso si sta un po' asciugando, nel senso all'inizio mi immaginavo di fare una parte video, una parte che riguardava più me, alla fine vedete sopra, sempre sopra, scusa, chi sono, cos'è, alla fine c'è, cioè, una cosa che ho lasciato più per, neanche per pigrizia, più per affetto. Alla fine, se non è un blog, deve essere una cosa, un foglio molto semplice. Poi se ci stanno più autori, bisogna immaginare in un'altra maniera. Io sono l'unico autore del... Vabbè, questa qua è la parte sexy, sempre... Vabbè, se metti U poi, vabbè, capisci che sono The Dude su Messenger, perciò...
questo sono io, sei sicuro sono io, diciamo perché... E, vabbè, alla fine un blog per dire giustamente chi ero, cosa facevo, cosa avevo fatto il consigliere comunale è una cosa che dopo un anno si potrebbe anche rilevare, non è importante. Il consiglio che vi posso dare per far funzionare un blog è provare a cercare una linea e raccontare una cosa, nel senso che come un giornale, se io compro la Gazzetta e lo Sport, se io compro tutto sport è più semplice da raccontare, tendenzialmente sono juventino, per cose di base della Juventus, no? Per cui quello di settorializzare, cioè provare a fare un blog che racconta una cosa specifica funziona sempre tantissimo. Poi mentre siete giovani, vi volete occupare di politica, è abbastanza evidente che cosa secondo me dovete raccontare. Io ho avuto un sacco di problemi con il blog, non di tipo di denuncia, perché non è che faccio il giornale, cioè il blog non è un appunto un diario web, cioè un diario online, cioè sono le cose che io penso, le mie opinioni, e per cui io non faccio inchieste, indagini, denunce per sé, cioè io non rischio quasi le cose, rischio la querela, non perché abbia paura di rischiare la querela, infatti cioè, alla fine sono un po' meglio rispetto a vicende note o meno note, oppure a volte anche cerco di lanciare le notizie. Ho avuto un sacco di problemi quando ho cominciato a raccontare i report di direzione, e questo può essere un canale di trasparenza notevole, cioè nel senso che lo puoi fare anche con Twitter, però Twitter è molto estemporaneo, nel senso che tu lo fai e deve essere qualcuno che ti sta seguendo, invece quando il blog è quando tu scrivessi un articolo, ho avuto un sacco di problemi su un report sulla direzione regionale, mi volevano cacciare dal partito, poi ho fatto una cosa, poi può essere interessante alcune cose. Perché cosa hai detto di così forte? Ho detto, vabbè, al di là dell'analisi che insomma non era. Io dicevo che il PD era un condominio e ogni piano c'era un capocorrente, per cui non era un partito, era un aggregato, senti, vabbè, questo fine mo. E poi dicevo che io ero rimasto, che eravamo tutti, avevo visto tutti questi mamma, avevo fatto queste parole, tutti questi mamma santissima davanti a tutti, di fronte a Migliavacca, tutti aspettare a farsi vedere perché devono andare a fare i deputati. Non mi ricordo se ero senza questo qua, e avevo visto una sfilza di sottopace che erano andate a fare vasa. Su questa cosa il vasa, che poi era vero, cioè andate là tutti a mangiare. Io volevano cacciare la PD perché li avevo chiamati mafiosi fondamentalmente. Oppure per parlare invece del centro, durante la campagna elettorale, per esempio, ho fatto scoprire che Lettieri aveva copiato il programma elettorale da Renzi, pari pari, è successo pure un casino con i confronti, però tendenzialmente sono quando racconto le cose interne, che appunto le persone normalmente non sanno o hanno semplicemente una lettura del giornale o dalle cose che vengono raccontate. Alla fine tutte queste storie che sentiamo, il tema poi alla fine io diciamo il capofumo sta a fare il sindaco. Basterebbe, io lo dico perché da consigliere comunale la cosa in cui vado più fiero che ho fatto è stato portare l'anagrafe degli eretti al comune, cioè nel senso che abbiamo fatto approvare tutti quanti noi, non solo dovevamo pubblicare il nostro reddito e anche il curriculum là ragazzi che arrivate, ma poi c'è tutto quello che riguardava le situazioni patrimoniali, spese, rimborsi. E questo secondo me il tema di trasformare le pubbliche amministrazioni in case di vetro rimane tutto la pubblica amministrazione, perché anche i sindaci rivoluzionari stanno facendo niente su questa cosa. Invece il tema della trasparenza, gli open data, l'apertura, la possibilità, che alla fine cioè, le cose che ti racconto qua, cioè, non è normale che tu debba sapere una versione ufficiale da un consigliere comunale, non funziona così, questo è sbagliato. Cioè, tu dovresti avere la possibilità di accedere automaticamente alle informazioni. Non attraverso, no? Perché cioè, va bene, così viene la gente sui nostri blog, però dovrebbe funzionare in maniera automatica, non in maniera. Però comunque loro adesso possono anche avere uno strumento per partire da qui, da cui assolutamente. No, sicuramente cioè, secondo me loro si sono un po' spaventati come hai visto che è disponibile. Sì, infatti, perché sembra una cosa. Alla fine la maggior parte dei post che scrivo si fanno in 10 minuti. Cioè, il miglior blogger italiano, non perché amico mio di Thomas, che lo avete conosciuto che ci vadi, cioè lui fa una decina di post al giorno e molto spesso sono poche righe, perché poi
blog di concerto, lui dice va, c'è 10.000 contatti al giorno, che è un altro livello. Però si possono scegliere, io se vi posso dare un consiglio, io dico tanti post e piccoli, piuttosto che uno solo ogni tanto, perché bisogna un poco lavorare sugli aficionados da questo. Non si è visto di affollare troppo? Non si è visto di affollare troppo? Cioè di scrivere troppe cose? In un certo senso ha. Ma l'importante è che uno abbia qualcosa da dire, poi... E poi mi sembra che ci sia anche un'esigenza di dinamismo per un portale. Se tutti i colleghi tre volte un sito di informazione un giorno e vedi che per due volte la stessa foto, la stessa apertura, un sito di informazione per quello che conosciamo meglio. Secondo me il giorno dopo non ci torni, oppure ci torni la settimana prossima, non ci torni mai più. È così. Non so se per un blog funziona la persona. È successo. E ancora gira bene, possiamo entrare, se mi fa vedere, fate vedere il link, cioè funziona così. È anche normale, cioè, sabato mattina quasi mai riesco a lavorarci e così scende. Io so che molte di quelle persone poi non ritornano, perché c'è un tasso tipo del 52% con i visi. Ma vabbè, poi non perde niente di contatto, cioè nel senso mi serve anche, cioè, mi serve come strumento anche di formazione politica. Poi potete rompere le palle, no? Poi vi rendete conto un'altra cosa che, cioè, a me succede spessissimo, io facendo anche il capo della comunicazione del partito, ho un sacco di rapporti con i giornalisti locali e questo sicuramente è un canale privilegiato, però quando incominci a accorgerti che i giornali ti seguono perché da te cominciano a determinare una linea, un fatto, allora insomma sono anche decisamente una certa soddisfazione, perché poi la verità è che poi l'opinione pubblica non si forma sul blog, il mio blog è nato, diciamo, quasi nessuno, però si forma sui giornali e allora paradossalmente è una questione sempre di alla fine su Facebook qua alla fine è uguale, cioè fondamentalmente è una maniera virale di fare qualche questione possibile. Vediamo come avete organizzato questo. Questa cosa il blog si deve avere in mente, bisogna scrivere velocemente. Questa parte che c'è in alto sono parti che gestisce insomma, l'amministrazione, Alberto, io, Maria Pina, ci occupiamo di chi. E chi ci vuole anche dare una mano, perché essendo tanti non abbiamo il tempo totale di seguirvi. L'idea originale è quella di costruirvi questa piattaforma, darvi una mano per un tot di tempo e poi lasciarla esclusivamente in mano vostra. Cioè, quindi voi, anche una volta finito il laboratorio, chi vorrà potrà usare questo strumento per dire la sua. Non so se avete visto o se ve l'hanno raccontato, ultimamente sin dall'inizio del laboratorio, stavamo usando un hashtag su Twitter che si chiamava Da Cagliari. Questa è stata un'idea di Pietro Raffa, che oggi non è potuto essere con noi. Appunto perché per sottolineare come da Cagliari, quindi da noi, ma principalmente da voi, può partire un nuovo modo di partecipazione alla politica. Quindi noi partendo dagli incontri, mettendoli nel blog, ma anche come dire, usando il blog per strumenti di denuncia, facendolo rimbalzare poi sui vari social network, vogliamo portare questa esperienza di questo laboratorio a creare una sorta di, tra virgolette, format. Quindi un qualcosa che parte da qui, però non sappiamo dove può arrivare. Il dove arriverà verrà da sé, ma anche e soprattutto grazie al contributo che noi gli vorremmo dare. Potrà essere un'idea che può essere utilizzata in altre città, potrà essere un'idea che si fermerà esclusivamente qua, però il Da Cagliari è anche un po', ve lo dico da cagliaritano, un qualcosa che mi piace molto, perché secondo me solo ultimamente, parlo alla vittoria di Massimo Zeta, comunque la campagna elettorale che c'è stata,